Fabrizio De Meo, un prologo molto importante, quello di Vivicità 2012. Sì, oggi si inaugura per la nostra parte Vivicità, proprio all'interno delle mura della casa circondariale di Marassi. Vivicità porte aperte l'abbiamo chiamato perché il circuito è molto particolare, si attraverserà la porta carraia del piazzale di Marassi e gli atleti, i detenuti della casa circondariale insieme agli atleti delle nostre associazioni dilettantistiche, sportive, di base, dell'atletica leggera, percorreranno un circuito che attraverserà le mura del carcere, quindi un fuori che vuole simbolicamente rappresentare quelle che sono le nostre intenzioni e quello che stiamo facendo con il progetto Ponte, che è il progetto entro cui si inserisce questa manifestazione, questa attività, ovvero fare attività sportiva all'interno delle carceri genovesi e di tutta la Liguria, ma anche per offrire ai detenuti un punto di riferimento, proprio un ponte per quando usciranno, per cui l'associazionismo, in questo caso l'associazionismo sportivo, che si apre senza discriminazione ovviamente anche a tutti quanti, ai detenuti che usciranno. Nel frattempo stiamo proseguendo le attività sportive all'interno del carcere, proprio con corsi di attività motoria, attività di calcio, attività di pallavolo, e stiamo anche, come dire, offrendo la possibilità di maturare per quanto è possibile anche delle competenze anche all'interno delle mura del carcere, quindi anche durante la detenzione. E cosa molto importante che mi piace ricordare, sabato questo, tra pochi giorni, partirà proprio un corso per arbitri di calcio che i detenuti dell'alta sicurezza svolgeranno con un nostro responsabile del settore arbitrale della Lega Calcio WISP, in modo anche da offrire a loro una possibilità, una volta usciti, anche in senso professionale, lavorativo. E Macquaglia, testimonial di un prologo importante per Vivicità, che si apre ai carcerati, una corsa significativa questa? Sì, molto significativa, mi sembra un'ottima iniziativa, risposto volentieri all'invito della WISP, perché mi sembra un buon modo per riabilitare le persone, lo sport, e un'attività che ci avvicina a tutti, diciamo. Ecco, cercare di conciliare lo sport anche a questi messaggi importanti. Ma sì, chiaro, noi sportivi nel nostro piccolo abbiamo un po' più di visibilità rispetto alla gente comune, e penso che sia un dovere, oltre che un piacere, diciamo, prendere posizione su certi temi importanti, come ad esempio questo. Andrea Giorgiani di Delta Spedizioni, importante essere una manifestazione come questa? Beh, è un evento particolare, è la prima volta che mi capita e sono contento che Bisio mi abbia interpellato, e ho risposto subito di sì, perché comunque è un'esperienza anche questa, ecco. Ecco, legare il sociale allo sport, questo è un aspetto importante. È sicuramente utile, diciamo sia a noi entrare e vedere un mondo diverso, e magari altre persone uscire, diciamo, alla vita di tutti i giorni, quotidiana.